Grazie Presidente. Era il 28 ottobre del 2016 quando veniva approvato il testo unico sulla legalità. Una delle norme richiesta a gran voce dal Movimento 5 Stelle in primis, ma direi comunque appoggiata da tutta l'Assemblea, era quella che riguardava il divieto dell'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse a meno di 500 metri dai luoghi sensibili. Oggi è il 31 maggio, sono passati 216 giorni e siamo 126 giorni in ritardo rispetto ai 90 giorni previsti per l'attuazione del regolamento che appunto doveva dare il via all'attuazione concreta di questa norma. Chiediamo all'assessore i motivi del ritardo vergognoso da parte di una regione che si sta esponendo palesemente contro il gioco d'azzardo, o meglio contro un'assemblea che si sta dichiarando contro il gioco d'azzardo, perché ad oggi la Giunta pare non voglia rispettare la volontà di questa Assemblea. Quindi chiediamo all'assessore a che punto siamo della situazione. Grazie Presidente, grazie Consigliera. Le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 5/2013, introdotte dalla legge regionale 18/2016, sanciscono divieto circa l'esercizio delle sale da gioco, delle sale scommesse già esistenti e di quelle di nuova apertura, così come delle nuove installazioni di apparecchi di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, delle situazioni già esistenti, equiparata la nuova installazione in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati dallo stesso articolo. La ratio della misura, già adottata da molte regioni, è quella di tutelare i soggetti più vulnerabili, in particolare i minorenni, evitando che in prossimità di luoghi frequentati dai giovani sia presente un'offerta di gioco d'azzardo. L'applicazione dell'articolo 6 presuppone l'approvazione da parte della Giunta regionale di uno specifico atto che ne definisca le modalità attuative, individuando le procedure per censire i luoghi sensibili e di conseguenza gli esercizi che, trovandosi ad una distanza inferiore ai 500 metri, sono oggetto del provvedimento stesso. La redazione dell'atto di Giunta regionale è stata curata congiuntamente dagli assessorati alle politiche di welfare, turismo e commercio e politiche per la salute, con la collaborazione di ANCI. I tempi di redazione si sono allungati per la necessità di contemperare le esigenze di tutela della salute dei singoli e della collettività, certamente di interesse preminente, con quelle della tutela della continuità occupazionale di chi lavora negli esercizi che saranno oggetto della delocalizzazione. Inoltre si è dovuto provvedere a dettagliare con completezza le incombenze a carico dei comuni, che dovranno tutti provvedere alla mappatura dei luoghi sensibili per i successivi provvedimenti di chiusura. Ciò al fine di ridurre il più possibile il rischio di contenzioso a carico della Regione o dei comuni stessi. L'atto deliberativo è in fase conclusiva, sarà proposto all'approvazione della Giunta regionale entro la metà del prossimo mese di giugno. Va comunque rammentato che l'emanazione dell'atto attuativo porterà, ove ne ricorrono i presupposti, all'adozione da parte dei comuni di ordinanze di chiusura per tutti i locali, indipendentemente dalla loro data di apertura. Presidente, ringrazio l'assessore per la risposta, che potrà immaginare non ci soddisfa, perché ha citato la necessità delle tutele occupazionali. Bene, peccato che nel frattempo stiano aprendo nuove sale slot. Ultima, sicuramente non per importanza, visto anche le dimensioni, quella a Rimini, situata in via Crimea. Oltretutto, neanche a farla apposta, proprio in un punto in cui c'è molto vicino una scuola, molto vicino un campo da baseball, molto vicino una palestra con una sezione per ragazzi, proprio all'interno di un'area piena di luoghi sensibili. Sicuramente una nuova sala slot che si è insinuata all'interno di un vuoto creato dalla Giunta ci sembra inaccettabile. Sta esistendo a Rimini, esiste anche altrove. 90 giorni sono comunque 3 mesi di tempo, nel frattempo ne sono passati altri 4, quindi visto che quando volete le cose in fretta le volete fare, le sapete fare, ci sembra francamente un ritardo inaccettabile. Ci auguriamo che questa data venga mantenuta e spero anche che i sindaci, come sta già comunque avvenendo attraverso degli ordini del giorno approvati nei comuni e dei regolamenti già in atto nei singoli comuni, provvedano al più presto a far sì che poi questa norma a tutela delle famiglie emiliano-romagnole venga applicata il prima possibile. Qui stiamo parlando della salute dei cittadini, di famiglie messe in crisi, messe in ginocchio da un problema grave, da una azzardopatia che ormai è un problema diffusissimo, accentuato ancora di più dalla crisi economica,
ci sono alle spalle meccanismi psicologici che sicuramente lei conosce meglio di me, che mettono in crisi non solo chi soffre della sdardopatia, ma anche di tutto il nucleo familiare, per non parlare poi del riciclaggio di denaro. La nostra Riviera Romagnola purtroppo sa benissimo anche lei che è vittima di infiltrazioni della criminalità, grazie o purtroppo a causa della facilità con cui le attività economiche sono, diciamo, terreno fertile per le infiltrazioni, noi non aiutiamoli anche continuando ad aprire sale slot. Grazie.